Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, veniamo a lei, perché noi abbiamo ragionato finora di quello che potrebbe succedere, del voto, del non voto, se cade il governo, eccetera, eccetera, ma c'è un altro, diciamo, elefante nella stanza, per usare, no, una metafora bersaniana, ed è la destra. Una destra che, e oggi lo dice appunto Provenzano, il vicepresidente del Partito Democratico, molto chiaramente, dice: la destra che vuole le urne, quindi invita il movimento a non fare questo regalo, quindi sostanzialmente a votare la fiducia. E poi soprattutto c'è un'intervista che secondo me c'hai tu, o no, forse l'ho tenuta io, quella a Silvio Berlusconi sulla Stampa, che ci siamo sparpagliati i giornali questa mattina, eccola qua, in cui Silvio Berlusconi sostiene che il governo va avanti anche senza i 5 Stelle. E... allora, mi sentite? Sì? Sì. Era, non vorrei correggerla, non voglio fare il professore, era una mucca nel corridoio di bersaniana memoria. Però in ogni caso... Sì, mucca nel corridoio. Infatti io ho detto l'elefante nella stanza. No, ho detto l'elefante nel corridoio. Vabbè, era una sorta di... Ho detto l'elefante nel corridoio. No, mi dice Carugatti di no. Fa lo stesso. Era una libera interpretazione della metafora bersaniana. Una variazione sul tema. A parte gli scherzi, ringraziandovi... L'ippopotamo in bagno, va bene. Esatto. Ma guardi, noi consideriamo, diciamo... terminata questa fase di governo, questo governo fondamentalmente già ancora dall'elezione del presidente Mattarella, lì secondo noi già si doveva accelerare per andare al voto. Ora oggi qualcuno, Provenzano nello specifico, dice: ma la destra vuole il voto, sono degli irresponsabili, con l'inflazione, con una guerra purtroppo drammatica, con la crisi dell'energia. Noi non abbiamo mai cambiato linea sotto questo punto di vista. Ah no, voi di Fratelli d'Italia no, di sicuro. No, e tra l'altro sì. Però apprezzo, come coalizione invece un po'... Ma vede, io penso che anche le differenze, come lei mi insegna, all'interno di una coalizione possano far crescere. Silvio Berlusconi lo diceva già ieri fondamentalmente, cioè quando Silvio Berlusconi va a chiedere fondamentalmente e tecnicamente una verifica di maggioranza, vuole sapere... se il governo va avanti. Fratelli d'Italia ha un'altra idea sotto questo punto di vista, nel senso che noi non ci riteniamo irresponsabili rispetto a nel dare, cioè non è una irresponsabilità ridare la parola ai nostri concittadini, al netto del fatto che comunque in ogni caso manca poco alla fine di questa legislatura, come voi sapete, quindi tra marzo e aprile del prossimo anno insomma si andrà a votare. Il vero problema è che ormai questa maggioranza numericamente mostruosa ma politicamente molto debole non tiene più. Bene, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi dice: questo governo, l'avete fatto sentire prima mi pare, questo governo va avanti se si fanno le cose, al netto delle posizioni su due provvedimenti che erano calendarizzati in aula per questa settimana, mi riferisco alla Ius Scholae piuttosto che al provvedimento sulla cannabis, questi erano due provvedimenti calendarizzati rispetto ai quali una buona parte, non tutti chiaramente, di questo esecutivo, cui tenevano molto evidentemente, ma sono spariti dall'agenda. Quindi questo governo è già finito, è già terminato questo esecutivo. Dopodiché mi permetta, Carugatti lo sa perché è un ottimo cronista parlamentare, quando una settimana fa circa il Parlamento è stato sospeso, Camera e Senato, perché per 3 giorni, con relativi costi, tanto per essere chiari, perché semplicemente, infortunatamente, ex primo ministro Conte doveva incontrarsi con Mario Draghi, e noi siamo rimasti in una fase di stallo per cui per 3 giorni il Parlamento non ha lavorato. Oggi servono delle risposte, leggevo altre interviste stamattina laddove esponenti della maggioranza dicono servono risposte su energia, su lavoro. Non possiamo essere appesi alle voglie di rivincita elettorale di una persona che si chiama Conte, che voglio dire si va ad esaltare. Rizzetto, non per onorevole riguarda... Rizzetto, qualcuno potrebbe dire però da che pulpito, nel senso che...
tutti stanno facendo i calcoli e chi ci guadagnerebbe di più, almeno stando ai sondaggi, chi in questo momento ha il vento che gonfia le vele, sono proprio quelli di Fratelli d'Italia. Avrebbero loro tutto l'interesse. Però vede, c'è una differenza sostanziale fra gli altri partiti e Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è rimasta all'opposizione anche quando aveva il 2,5%. Nel senso che questa è una scelta di continuità in termini di coerenza. Dopodiché, guardi, discutevo qualche giorno fa in un'altra trasmissione con un giornalista abbastanza scatenato e io ritengo e penso, e lo dico per l'ennesima volta, che in un paese civile, che in un Parlamento, voglio dire, tutto sommato legittimo, serva un'opposizione. Cioè, se non ci fosse stata neanche Fratelli altro, d'Italia... Ci mancherebbe altro, sarebbe di una tristezza... No, quindi, per chiudere... Non si per discute, chiudere. Se volete continuare a restare all'opposizione anche dopo, va benissimo. Vede, le piacerebbe, però non sarà me così. Me le tira fuori no. Le battute. No, ma è una ma attenzione. È veramente una battuta, Rizzetto, non mi permetterei mai, però... No, però ma era guardi, talmente sono, facile, sono molto, questo era proprio troppo facile. Sono molto ironico e anche autoironico, quindi lo capisco. Lo so, per questo mi sono permessa. Lo decideranno gli italiani chi governerà la prossima. Ma non c'è dubbio. Le ripeto, per chiudere questa mezza crisi di governo, noi non possiamo restare appesi ad una persona che si chiama Giuseppe Conte, che si esalta non quando ha, registra successi, ma quando registra continuamente insuccessi. È paradossale che Giuseppe Conte oggi sia una figura che si esalta e cerca lo scontro semplicemente e solamente per un mero tornaconto elettorale sulla base dei suoi insuccessi. Allora, fermo, scusa Andrea, ma dobbiamo andare in pubblicità. Vedi quel cartello che dice che siamo già fuori di 2 minuti, ma rientriamo e ripartiamo dalla domanda che hai sulla punta della lingua, che già capisco che cosa gli vuoi chiedere dopo la pubblicità.